Amiche ed amici, benvenuti a Deboli in Pillole. Apriamo con la sanità. Incrociano le braccia i medici e gli infermieri dell'ospedale di Eboli. Questo provocherà ulteriori ritardi a discapito dei cittadini già in lista di attesa da mesi per essere operati. Garantiti solo gli interventi urgenti per incidenti o per malati in fin di vita. Lo sciopero, senza precedenti, è stato attuato per protestare contro i tagli all'organico, agli straordinari ed alla reperibilità. Il direttore dell'ASL Squillante è stato drastico. È una protesta strumentale, la reprimeremo. Qualcuno scherza con la salute della gente e confonde lavoro ordinario e straordinario. Il lavoro ordinario non si traduce nel timbrare il cartellino, ha dichiarato Squillante. Aggiungiamo noi, se l'ASL ha annunciato che in 40 giorni arriverà nuovo personale nei reparti in agitazione, che senso ha scioperare subito se non per prendersi il merito e poter dire poi il nuovo personale è stato mandato perché abbiamo scioperato? Nella scorsa settimana l'amministrazione comunale annunciava trionfante che la Corte dei Conti aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario, però non specificava quanto questo ci costerà. Una cifra di 45 milioni di euro, a tanto ammonta il debito del comune da caricare sulla TASI e sugli altri tributi fino al 2023. Le aliquote saliranno ai massimi livelli e non si potrà tornare indietro. Non sono andati a frutto i provvedimenti finalizzati a tagliare le spese del comune. Non è andato a frutto il lavoro della Eboli Patrimonio, che doveva alienare gli immobili di proprietà del comune e che ha dovuto rinnovare il mutuo con il Monte dei Paschi di Siena di interessi sempre più alti. Non sono stati adottati provvedimenti di lotta all'evasione fiscale. Il 56% dei contribuenti non paga la tassa sui servizi, le tasse sui servizi, in particolare quella sulla raccolta dei rifiuti. È quanto denuncia Forza Italia insieme ad altre formazioni minori di centrodestra. E sullo scandalo dei lidi che ha coinvolto la maggior parte degli stabilimenti balneari di Eboli interviene il nuovo PSI, il partito di Massimo Cariello, e ci va giù duro. Perché lo studio tecnico di persone vicine all'amministrazione comunale dal PD, probabilmente si riferisce allo studio Danza, risulta progettista dei lidi che ora si rivelano oggetto di indagini penali? Chi ha verificato che i lidi venissero realizzati o ampliati secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti? Chi ha verificato se erano in regola con gli obblighi contrattuali? Si legge in un comunicato che il nuovo PSI ha diffuso agli organi di stampa. Si profila, sempre nel comunicato, l'ipotesi che i concessionari siano stati tratti in inganno dall'amministrazione Melchionda. Questi avvenimenti, secondo il partito di Cariello, lasciano emergere la incapace ed inefficace gestione del demanio da parte dell'amministrazione Melchionda. Richieste di trasferimento, promozioni, rimescolamenti, punizioni, riemersioni, apparizioni, sparizioni, fenomeni paranormali fra il personale del comune? No, l'ennesima denuncia dei liberi e riformisti del PD che hanno fatto le pulci alla pianta organica e ad un adeguamento che risponderebbe in modo esclusivo ad un riposizionamento in vista della conclusione del mandato del sindaco. Un moto perpetuo, secondo i riformisti, che non risponde ai criteri del merito, della economicità, della efficienza e dell'efficacia.
Ancora disagi a Campolongo, località vicina a quella che doveva essere la Marina di Eboli, luogo dove avrebbero dovuto convivere turismo e tutela ambientale. Continuano a pervenire inascoltate note degli abitanti che lamentano di tutto, come in un catastrofico pastone giornalistico. Le strade, in particolare la provinciale aversana, sono piene di buche pericolose per il transito. Falle, avvallamenti, incuria rendono le vie di Campolongo dei corsi d'acqua quando piove. Raccolta differenziata, anno zero, si continuano a bruciare rifiuti sotto il naso delle istituzioni assenti e c'è chi lamenta di respirare diossina dalla mattina alla sera. Ancora, sicurezza, situazione drammatica, orde di delinquenti terrorizzano ogni giorno i cittadini del luogo con efferati furti in appartamenti. E a Degrado si risponde con l'ottimismo, con l'inno alla felicità. Stanno preparando un videoclip, arruolano giovani felici per girare appunto un video nel quale si canta l'inno degli ebolitani, questo con il patrocinio del comune. Una iniziativa piena di ottimismo che si affianca ai centri commerciali naturali. Iniziative un poco fiabesche che ci ricordano il famoso Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, una risposta alle terme spontanee Pumpo di Franco Moraniello, il battagliero presidente del comitato di quartiere Rione Pescara, quello originale o il clone, non si è mai capito. Ma tornando all'inno degli ebolitani felici, testuale Luigi Monaco, coordinatore del Forum dei Giovani, altra istituzione fantastica. Questa idea nasce dal desiderio di regalare alla città un inno alla felicità che coinvolga tutti e possa mettere in risalto i luoghi e le bellezze del nostro territorio. Mandateci questo inno che se ci piace lo usiamo come sigla. La politica adesso, gestito da 4 anni dal commissario eterno Michele Figliulo, che questo faceva dai tempi del Partito Comunista, il Partito Democratico di Eboli. Si può fare, urla il dottor Frankenstein nel film Frankenstein Junior, dopo aver rimesso insieme i pezzi della sua creatura. Ci proverà una troica di emergenza a far rivivere il Partito Democratico di Eboli e sarà composta da Cosimo Ciccia, Enrico Tortolani e Tommaso Maioriello. Il partito può rivivere, ma ad una condizione, sostengono, ne deve far parte solo chi è a favore dell'amministrazione Melchionda, quindi area di epurazione per i liberi e riformisti, la cosiddetta area Conte all'interno del PD. La cronaca adesso è accaduto l'altra sera nella centralissima via Cassese ad Eboli. Un commerciante cinese è stato atteso da 4 persone e picchiato a sangue dopo un breve preambolo verbale concitato. La vittima del pestaggio vende oggettistica da pochi mesi. Lasciato a terra esanime è stato derubato del cellulare. I carabinieri, intervenuti con una pattuglia, hanno trasportato il cinese in ospedale da dove è stato dimesso dopo la medicazione. Non si esclude la matrice razzista dell'aggressione. Nonno Enzo F, senza indicare il cognome per la privacy, è morto alla veneranda età di 90 anni dopo una vita trascorsa a braccetto con la morte. Famoso per avere collezionato migliaia di foto nelle bare, rappresentante di una ditta specializzata del settore. Nonno Enzo collaudava le bare per non avere problemi con le misure dei clienti. Ci si adagiava e notava il minimo particolare perché ci teneva che la bara fosse un comodo abitacolo per il defunto di turno. Amava definire la bara l'utero materno. Il suo corpo è stato ricomposto in un sarcofago costruito secondo le sue precise disposizioni e con tasche laterali per custodire gli oggetti personali. Ed iniziamo con la posta. Abbiamo un comunicato stampa che ci è pervenuto dall'Associazione Culturale Luigi Gaeta ed è a firma della Presidente Rosaria Gaeta. La scomparsa della questione meridionale dall'agenda politica e il progressivo e radicale peggioramento della situazione sociale, ambientale, economica di tutto il Mezzogiorno ci impegna a istituire la giornata della memoria sulla gestione meridionale che si terrà ad Eboli il 16 ottobre 2014. Ad organizzare l'evento annuale appunto l'Associazione Culturale Luigi Gaeta. La città di Eboli, identificata come luogo e simbolo della giornata della memoria sulla questione meridionale, evoca il legame tra la denuncia storica dei mali
meridionali e il preoccupante intenso peggioramento di tutti gli indicatori sociali ed economici, già evidenziati in modo esaustivo nelle opere letterarie dello scrittore e giornalista Pino Aprile. Compartecipe del nuovo comune progetto, il nostro impegno è sollecitato dal rapporto annuale dello Svimez, che ha reso pubblico il disastro del Sud. L'iniziativa del Giorno della Memoria sulla questione meridionale intende produrre dibattiti e incontri sulle prospettive in un'area territoriale la cui vocazione è coerente con le linee di politica economica elaborate a livello continentale e globale. Un Sud cosciente di possedere le potenzialità per il decollo di una crescita autopropulsiva e in sintonia oggi più che mai con l'esigenza di uno sviluppo ambientale, sociale ed economico sostenibile. Gli ambiti con prospettive di espansione sono l'agroalimentare, la logistica di distretto, la ricerca e l'esperimentazione nel settore delle nanotecnologie, la valorizzazione della geotermia e la produzione di energia rinnovabile e della chiusura del ciclo zootecnico, oleario, vitivinicolo e agricolo in generale, la istituzione di un itinerario delle bellezze paesaggistiche, archeologiche e storiche del Sud. E chiudiamo questa puntata con un'ultima lettera che ci è pervenuta dal professore Vito Pindozzi, che sarebbe l'ex assessore di cui hanno parlato i giornali e che è caduto in quelli che oramai sono i famigerati lavori pubblici in via Bozzi e dintorni. La lettera è stata inviata anche al sindaco. Vado a leggerla. Sabato sera, 29 marzo del 2014, verso le 20:15, sono rimasto vittima di un incidente. Il professore che parla. Molto dolore, il ginocchio contuso e lacerato, immediato, abnorme gonfiore. Che cose che capitano, si dirà, ma il problema è che sono caduto in un'autentica trappola per pedoni, allestita in modo ineccepibile dagli immancabili sciattoni di cantiere. Evo l'incrocio stata statale 19, strada con via Fratelli Rosselli, angolo a sinistra scendendo da Piazza della Repubblica, dietro il cassonetto della raccolta del vetro, il marciapiede ingombrato da reti elettrosaldate buttate alla rinfusa e altro materiale di lavorazione dell'adiacente cantiere di rifacimento dei marciapiedi sulla strada statale 19. Nessun segnale che indichi pericolo o altro tipo di barriera che dissuada dal transito. Angolo al buio, un autentico buco nero che si trova in ombra rispetto a quelle fioche fonti di illuminazione esistenti. Faccio spesso questo percorso, continua il professore, perché di solito lascio la macchina in parcheggio all'ex Pezzullo, che è proprio dall'altra parte della strada statale 19, e giro a piedi per la città per assolvere ai miei impegni. Questa volta l'avevo lasciata alla Madonna delle Grazie e avevo portato mio nipote al cinema da via Umberto Nobile. Al rientro io tenevo in braccio addormentato sulla mia spalla il nipotino e avevo fretta di accompagnarlo a casa perché doveva rientrare a Napoli con la madre. Faccio il solito percorso sul marciapiede sinistro di via Fratelli Rosselli per raggiungere la strada statale e transitare sul marciapiede nuovo, fra virgolette, ma nello svoltare a sinistra all'angolo mi imbatto in un groviglio di reti elettrosaldate, assolutamente invisibili, che ingombrano il marciapiede alle spalle del cassonetto per la raccolta del vetro. Qualche genio aveva pensato di mettere in quel posto degli autentici cavalli di Frisia per pedoni. La trappola ha funzionato, l'esito scontato, pesante caduta, aggravata dal tentativo in extremis di salvare mio nipote dall'impatto con il terreno. Per fortuna mio nipote non ha subito danni dall'impatto, se non un forte spavento determinato dal brusco risveglio, ma poteva andare peggio, molto peggio, per la presenza di ferri e di altri residui di candiere. Io non sono rimasto indenne, ho avvertito subito un acutissimo dolore lancinante al ginocchio destro, ma sono riuscito a raggiungere la macchina e consegnare il nipote. Poi ghiaccio sulla parte dolorante, viene in ospedale, referto radiografia, trauma distorsivo da tenere sotto osservazione, ovvero non meno di 15 giorni di forzato riposo e terapie FANS. Perché questo resoconto? Innanzitutto perché non accada a qualcun altro e quindi si rimuove immediatamente il materiale di cui sopra, e poi perché sono state rispettate le norme sulla sicurezza nella gestione dei cantieri e non si aspetti che succeda un incidente per correre ai ripari. Stamattina fino alle 11 i materiali non erano ancora stati rimossi, poi finalmente sono spariti, meglio tardi che mai, ma non si interviene solo a danno avvenuto.
Poi aggiungete le foto che noi abbiamo pubblicato sulla pagina di Eboli in Pillole su Facebook. È tutto per questa 14ª puntata. Arrivederci per la prossima.